La Lega presenta la sua squadra a sostegno del candidato sindaco per San Miniato Michele Altini. L'obiettivo del partito guidato da Salvini è quello di imprimere una svolta anche nella città della Rocca. Alla Casa Culturale di San Miniato Basso è stato presentato il libro di Vittorio Gabbanini, il quale ha stilato un bilancio dei suoi 10 anni da primo cittadino. 100 palloncini colorati lanciati in aria dagli alunni della scuola primaria di Angelica nel comune di Montopoli hanno salutato l'opera sostenibile realizzata ad alta quota nell'ambito del progetto Rainbow. Presentata la preview della bottega di Leonardo al Pala VoIP di Montelupo Fiorentino, si tratta di una mostra realizzata da una startup montelupina che sarà poi esposta a Milano nel mese di novembre. Mercoledì 15 maggio, buonasera dalla redazione di Clivo News. Un uomo di 74 anni è deceduto questa mattina sotto un motocoltivatore a Santa Croce sull'Arno. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento. Sul posto l'ambulanza della Misericordia di Santa Croce sull'Arno e l'elicottero Pegaso. Per l'uomo, residente a Fucecchio, non c'è stato niente da fare. Per i rilievi presenti i carabinieri e i vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto. La Lega presenta la sua squadra a sostegno del candidato sindaco di centrodestra per San Miniato, Michele Altini. L'obiettivo è imprimere una svolta nella città della Rocca. Vediamo il servizio. Presentazione in grande stile per i candidati della Lega in appoggio a Michele Altini, che corre per il centrodestra alla carica di primo cittadino di San Miniato. A tenere a battesimo i 16 candidati nella sede del comitato elettorale di San Miniato Basso in via Codignola anche l'onorevole Edoardo Ziello. Qui a San Miniato noi della Lega stiamo contribuendo a scrivere una nuova storia politica di questo comune, abbiamo messo in campo le risorse migliori della società civile, del mondo dell'economia, del mondo delle imprese, del mondo della pubblica amministrazione in questa lista, una lista di persone giovani e al contempo di persone preparate che sicuramente sapranno scardinare un sistema politico che ha fallito a San Miniato e per rilanciare questo comune in una prospettiva di rilancio e di crescita economica. La squadra leghista insieme agli alleati punta ad ottenere il massimo risultato che possa segnare una svolta storica per la città della Rocca. Abbiamo 2 settimane ancora di campagna elettorale, saranno 2 settimane veramente importanti. Noi abbiamo una grossa responsabilità che è quella di andare a cambiare il futuro del comune del San Miniato. Quindi nell'interesse di tutti i cittadini ci mettiamo in gioco, lavoreremo questi 15 giorni come non abbiamo mai lavorato per cercare di andare veramente ad avere un risultato importante del Comune di San Miniato, un risultato che noi ci auguriamo segni la storia di San Miniato. Alla Casa Culturale di San Miniato Basso è stato presentato il libro di Vittorio Gabbanini, il quale ha stilato un bilancio dei suoi 10 anni da primo cittadino. Vediamo. Presentato alla Casa Culturale di San Miniato Basso, il libro di Vittorio Gabbanini, San Miniato da sotto la Rocca. Un libro che rappresenta una vera e propria testimonianza di un percorso durato 10 anni. Gabbanini ha voluto infatti ricordare il suo doppio mandato da sindaco attraverso immagini, parole e racconti. Per dire il vero ci vorrebbe davvero un'enciclopedia per raccontare le tante cose, tante situazioni che sono accadute in 10 anni del mio mandato. Però sono orgoglioso, l'orgoglio di aver dato il massimo alla mia comunità. San Miniato da sotto la Rocca ripercorre e descrive tanti eventi e fatti di San Miniato dal 2009 al 2019, grazie anche al contributo dei collaboratori e dei cittadini che hanno affiancato il primo cittadino nel suo percorso. Ho rappresentato in questo libro gli eventi più importanti, le foto più belle, ma che sicuramente non sono sufficienti a far sì che tutti questi 10 anni siano degnamente rappresentati. Io però voglio aggiungere che insieme a me c'è una squadra, c'è una comunità che mi è stata vicina, che mi ha permesso davvero di fare di un territorio un grande territorio. Credo oggettivamente che di più non si poteva fare. E anche quest'anno torna la settimana della celiachia, che si concluderà il 19 maggio prossimo, e sono numerose le iniziative che si terranno sul territorio empolese, in particolare Tutti a tavola insieme, che coinvolge la ristorazione scolastica. I comuni dell'Empolese Valdelsa e del Valdarno Inferiore di competenza della ASL Toscana Centro avranno la possibilità di sperimentare un menù con alimenti privi di glutine. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Italiana
settimana a celiachia, con lo scopo di sensibilizzare e informare in merito a una patologia che potrebbe interessare in Italia ben 600.000 persone, e di queste 200.000 hanno avuto la diagnosi certa e iniziato a seguire l'unica terapia al momento efficace, ovvero la dieta senza glutine. 100 palloncini colorati lanciati in aria dalle bambine e dai bambini della scuola primaria di Angelica hanno salutato l'opera a tema sostenibilità realizzata ad alta quota nell'ambito del progetto Rainbow. Vediamo il servizio. 100 palloncini colorati rigorosamente biodegradabili lanciati in aria dalle bambine e dai bambini della scuola primaria di Angelica per salutare l'opera a tema sostenibilità realizzata ad alta quota nell'ambito del progetto Rainbow. È stato questo il momento più emozionante dell'inaugurazione ufficiale del murale che spicca dal deposito idrico per caratterizzare tutto il panorama a San Romano nel comune di Montopoli Valdarno. Un murale di grande significato, fortemente voluto da Acque Spa, che ha chiesto ad uno degli artisti più importanti d'Italia, Giovanni Magnoli, detto Refreshnik, di realizzare quest'opera d'arte. C'è questa appunto volontà di rappresentare un po' il mondo del cielo, per cui il Martin Pescatore, un pesce per quanto riguarda il mondo dell'acqua e un cigno che sta un po' tra i due mondi. Molto sintetico ovviamente, però mi piaceva questo gioco, questo incrocio del discorso del cielo, la torre per cui si va verso l'alto e il discorso dell'acqua che è la nostra tematica principale, il nostro soggetto primario. L'intervento al pensile di San Romano è stato imprescindibile non solo perché ha riproposto un'infrastruttura più efficiente e sicura, ma anche perché va a riqualificare un pezzo importante del territorio. Con Rainbow è stata valorizzata un'opera pubblica che ha assunto anche una funzione culturale e sociale al di là del servizio primario che svolge. Grazie anche alla collaborazione della scuola è stato garantito un percorso che ha unito sostenibilità, arte e territorio. Abbiamo scelto un artista molto famoso, è un artista che ha una grande esperienza internazionale, e gli abbiamo fatto una proposta: salire su un ponteggio a 30 metri d'altezza e cimentarsi in un disegno sul cemento. E ne è venuto fuori questo straordinario risultato che abbiamo voluto discutere prima anche con i bambini della scuola. Il nostro artista è andato anche alla scuola di Angelica, ne ha parlato con loro, ha fatto vedere i disegni e così via, e abbiamo questo risultato. Poi alla scuola abbiamo voluto regalare anche dei pannelli che ricordano proprio questo disegno e che serviranno ad abbellire l'atrio della scuola e ricorderanno questa splendida giornata. Tutto è pronto per Leggenda Festival. Domani mattina, a partire dalle 9, 40 classi delle scuole dell'infanzia, della scuola primaria e delle scuole medie di Empoli incontreranno gli autori dei libri che hanno letto durante l'anno scolastico. Il taglio del nastro da parte del sindaco Brenda Barnini è alle 9.30 all'ingresso della Biblioteca Comunale Renato Fucini. Nel pomeriggio il festival aprirà le porte alle 16 in Piazza Farinata degli Uberti. Le iniziative di Leggenda si sbloccheranno fino a domenica per tutto il centro, in biblioteca, al Museo del Vetro, nel Chiostro degli Agostiniani e al Palazzo delle Esposizioni, con eventi tutti gratuiti, presentazioni di libri e laboratori per i più piccoli. Un evento sul valore del risparmio e la sua importanza nel mondo di oggi si è svolto ieri sera al Circolo Arci di Monterappoli con il consulente finanziario Alessio Fioravanti. Sentiamolo nella prossima intervista. Si possono gestire i risparmi? Certo, non è molto semplice come sembra, e in Italia lo sappiamo bene, insomma, succedono tante crisi e tanti problemi. Appunto in una serata come questa, in un'oretta, un'oretta e mezzo, con persone, amici, conoscenti, parenti, cerco di spiegare e di aiutare le persone a aumentare, insomma, il proprio patrimonio, a tutelarlo soprattutto. Esistono allora delle soluzioni pratiche per tutelare i propri risparmi o magari anche incrementarli? Certo, sono soluzioni che magari non tutti sanno, magari il sistema bancario è quello che si rivolge per primo ai risparmiatori, dovrebbe essere quello che aiuta, diciamo, in prima istanza consiglia le migliori cose, ma purtroppo non è così, ecco. E quindi io, essendo consulente finanziario indipendente, cerco di spiegare anche, dare soluzioni pratiche, come stare più attenti, magari cercare un capitale garantito piuttosto che proteggere la vita dei propri familiari o le persone che amiamo.
Per festeggiare il suo 50° compleanno ha percorso in mountain bike l'antico itinerario dei pellegrini da Canterbury a Roma, il tracciato ufficiale della Via Francigena, attraversato da Segerico più di 1000 anni fa. E venerdì sera, nella Sala Rossa del municipio di Castelfiorentino, alle 21, racconterà la sua straordinaria esperienza. È Roberto Fioravanti, agente di commercio di Castelfiorentino, che attraverso immagini e parole, ma soprattutto emozioni, rivivrà e trascinerà l'immaginazione dei presenti lungo i 2000 km del suo viaggio. Un'impresa vissuta in solitaria e con un bagaglio ridotto al minimo, durante la quale Fioravanti ha avuto modo di ammirare paesaggi, superare difficoltà, valichi e maltempo e incontrare molte persone. Presentata la preview della bottega di Leonardo al Pala VoIP di Montelupo Fiorentino. Si tratta di una mostra realizzata da una startup montelupina che sarà poi esposta a Milano nel mese di novembre. Vediamo. Come sarebbe stata la bottega di Leonardo se fosse vissuto oggi a 500 anni dalla sua morte? Se lo sono chiesti i creatori di Emozioni, una startup montelupina che insieme ad Artivision di Rieti hanno realizzato una mostra intitolata La bottega di Leonardo. Una preview di quella che sarà la mostra vera e propria è stata inaugurata lo scorso 2 maggio al Pala VoIP a Montelupo Fiorentino. Rappresenta la prima opera prodotta da noi in modo digitale, quindi attraverso la progettazione virtuale. Abbiamo poi realizzato il prototipo grazie a delle stampanti 3D. E poi da lì, grazie ad artigiani, ne abbiamo realizzato un'opera d'arredo. Da lì poi verrà arricchita con dei contenuti in realtà aumentata e il tutto farà parte di un percorso che mostreremo a Milano a novembre 2019. Fino al 19 maggio è visitabile questa piccola preview dove mostriamo il cambiamento del processo creativo, quindi dall'idea alla realizzazione del prodotto finito, e abbiamo provato e proveremo a raccontare Leonardo da Vinci in una chiave 4.0, quindi come potrebbe risolvere alcuni problemi o alcune sue idee, come potrebbe dargli vita attraverso l'innovazione tecnologica. Il progetto Bottega Leonardo da Vinci è finalista nel concorso Milano da Vinci, indetto da Fondazione Accenture, Scuola Civica di Cinema Visconti e Comune di Milano. Tra i promotori c'è appunto VoIP Voice, che riconosce in Leonardo uno dei più grandi innovatori della storia. Cerchiamo di seguire quello che è stato il suo insegnamento, quindi non fossilizzandosi su quello che non è possibile fare, ma cercando di andare oltre, cercando di fare di più. Inoltre, questa non è la nostra prima esperienza, abbiamo aperto la nostra sede anche ad altre attività, ma vorremmo continuare ad aprire le nostre porte ad attività di questo genere, comunque sempre legate al mondo della tecnologia, della digitalizzazione e dell'innovazione. Sabato 18 maggio apre al pubblico la villa privata di Petrazzi, dove l'8 agosto 1867 pernottò il generale Giuseppe Garibaldi durante la sua storica visita a Castelfiorentino. Un evento straordinario per il quale saranno organizzate visite guidate sia al mattino che nel pomeriggio. L'evento, reso possibile grazie alla disponibilità del proprietario, Leonardo Fabiani, si inserisce a pieno titolo nel percorso che ha già portato il riconoscimento della dimora nella rete delle case della memoria. E passiamo al calcio WISP. Sentiamo gli aggiornamenti dell'Empolese Valdelsa a cura di Simone Cioni. Ancora un paio di giorni e poi la rappresentativa del WISP Empolese Valdelsa esordirà nella nuova rassegna nazionale per rappresentative, di cui detiene il titolo da ben 4 stagioni consecutive. Nel frattempo la squadra mista dell'anno Galligani ha proseguito il proprio percorso di avvicinamento a questa competizione e dopo le due prime amichevoli vittoriose contro il Giovani Vinci di terza categoria FIGC e la Polisportiva Certaldo, ieri sera la nostra rappresentativa ha affrontato a Montaione una selezione composta da giocatori dello Strettoio ed alcuni componenti dell'Aurora Montaione, che partecipa al campionato di seconda categoria FIGC, vincendo per 3-1. Marcatori il giocatore della Unione Valdelsa Valenti al 18° minuto, al 23° raddoppiato Pucci del Castelfiorentino, imitato al 29° dal compagno di squadra Mitra. Fra i convocati alla rassegna nazionale alcuni ormai colonne di questa squadra, come Edoardo Larin, attaccante della CDP Limite, Fabio Bartolotti, centravanti del Castelfiorentino, di cui è stato chiamato anche il difensore Francesco Nannetti, e l'altro difensore a Sesa, Jacopo Laschetti. Fra le grandi novità invece il portiere Dario Giunti della Scalese, l'attaccante della Grea del Collani Andrea Bartalini e due gioielli del Corniola Emetex Leonardo Rossi e Edoardo Berni. La nostra nazionale esordirà venerdì prossimo a Ponte Bugianese contro
contro il Reggio Emilia, mentre sabato mattina affronterà Valle Susa nel secondo incontro del triangolare, con le prime due classificate che si qualificheranno alle semifinali in programma domenica mattina, mentre domenica pomeriggio si disputerà la finalissima per il titolo nazionale che speriamo caldamente possa rimanere ancora un anno al comitato WISP Empolese Valdelsa. E questo era il nostro ultimo servizio, grazie per averci seguito, Clivo News torna domani alle 19:40.